Dopo la manifestazione e dopo il flash mob che Forbici ha organizzato per difendere la pista ciclabile di Viale Dante Alighieri, rispondono oggi i commercianti che hanno subito dei danni per l'eliminazione dei parcheggi. Quali sono i problemi appunto che vengono evidenziati da questa nuova struttura? Beh, chiaramente è un calo degli incassi per quello che riguardano tutte le attività che sono lungo questo tracciato di 300 metri che parte da un tabacchi fino ad arrivare a quest'altra attività che è l'acquolina, praticamente non avendo più la possibilità di far sostare anche brevemente i clienti, chiaramente si dimezza l'incasso. Però la problematica più importante è prima di tutto utilizzare il buonsenso da parte di tutti i contendenti in questo caso, perché chiaramente i contendenti sono Forbici, che avranno sicuramente le loro ragioni, perché una pista ciclabile sarà anche utile, però è anche utile utilizzare dei parcheggi che siano specialmente davanti alle attività, che gli serve chiaramente per mantenere la loro attività. Ci sono attività che hanno 12-13 dipendenti che a quel punto sono costretti a dimezzare, se non a chiudere totalmente. E chiaramente quello che si chiede al Comune è di avere acquisire un attimino queste che sono state un po' le prime settimane d'esperienza di questa pista ciclabile, che chiaramente porta un danno notevole alle varie attività che ci sono qui. E poi considerare anche che invece di diminuire la velocità è aumentata e c'è più pericolosità rispetto a quello che c'era prima. È molto, ma molto più pericoloso. Poi basta guardare un attimo le immagini, vedere a che velocità arrivano le macchine per capire che già ci sono stati diversi piccoli incidenti che fortunatamente si sono risolti in modo tranquillo tra macchine e biciclette. Pedoni fortunatamente no, perché se succede questo chiaramente è un problema. Noi siamo stati in comune come tutti i commercianti insieme con le associazioni, e loro avevano sviluppato una cosa in cui c'erano diverse zone dove si poteva parcheggiare. Chiaramente c'era una riduzione anche sostanziale dei parcheggi che c'erano prima, senza mettere in pericolo né pedoni né biciclette, perché poi la cosa più importante qui sarà mettere i 30 all'ora obbligatori. L'introito di affari si è dimezzato, forse anche di più. Ci complica tante difficoltà. Non possiamo esercitare in questa maniera, non ce la facciamo. Anche perché abbiamo 14 dipendenti, è un'attività aperta dalle 6 della mattina alle 10 di sera, facendo i turni ci vogliono 14 persone. E se qui non c'è neanche la possibilità di fare una sosta temporanea, noi non ce la facciamo andare avanti, dovremo dimezzare il personale o se non chiudere, come diceva Ricci, addirittura. Io ho deciso di cessare l'attività perché tra parcheggi e persone non era possibile andare avanti, problemi diversi. Quello che io penso è che vedo che una ciclabile qui è pericolosa, non che noi non la volessimo fare, perché con la riunione che è stata fatta in comune si era messa l'idea di farla più adiacente alle case. Questo è solo un esperimento, era da aspettare. Io non capisco l'accanimento di tutti questi abitanti qua su di noi, su che non va bene tutto quello che è stato fatto, tutto. La ciclabile forse serve, ma lì è pericolosa. Cioè, le macchine, come ha detto Giorgio, hanno aumentato la velocità, si è visto, perché hanno preso sotto un ciclista e una mia amica è stata quasi investita. Quindi si può fare adiacente alle case, come in Viale Dante Alighieri e in Viale Adriatico. Lì è precisa, ci sono le case, la ciclabile e i parcheggi. Cioè, le persone sono anche più tutelate, secondo me, dalle macchine che passano. Cioè, non riesco a capire l'atteggiamento di queste persone che ce l'hanno, non lo so, io ancora devo capirlo.